rispetto alle differenze perché? Perché Francesco ci ha lasciato due grandi insegnamenti, indicazioni. La prima, ogni cosa Francesco la chiama fratello, sorella. Pensate al cantico delle creature, questo dice rispetto per tutto ciò che ci circonda. La seconda indicazione è questa. Pensate, Francesco si trova con un gruppo di frati e gli chiedono chi è il frate perfetto e lui, guardandoli ad uno negli occhi, ne traccia un talento, una positività che loro avevano, fin anche l'aspetto fisico, chi sa impegnarsi, chi sa lavorare, chi sa pregare. Ecco perché rispetto le differenze. Rispetto le differenze perché è stata la mia forza. Ho avuto il piacere e la fortuna di girare il mondo e di stare a contatto con gente di diversa origine e cultura. Questo mi ha fatto diventare un uomo. Ho avuto la fortuna e il piacere di competere con rivali molto più forti di me e questo per me è stato un esempio importantissimo. Non stai a guardare il colore della pelle o di che nazioni sono, ma guardi il modello e ammiri il suo talento. Questa è stata la forza maggiore per andare avanti. Rispetto le differenze perché sono la bellezza della vita. Le differenze sono una ricchezza perché ci aiutano a confrontarsi e a crescere, perché la realtà è fatta di persone, emozioni e storie diverse. Per questo amo incontrare la gente e conoscere l'originalità di ognuno. Ciao ragazzi, che bella giornata questa di oggi. Rispetta le differenze, rispetta ma anche amale. Quanto è bello poter svegliarsi ogni giorno sapendo che sulla nostra strada potremo trovare storie diverse, racconti che arrivano da terre lontane, punti di vista nuovi. Tutto questo ci fa crescere e ci arricchisce. Voi che siete degli esploratori di futuro avete questa grande occasione, non lasciatevela scappare. Ciao!